Esercizio 23, sasso di densità 2,80 grammi al centimetro cubo. Viene prima immerso nell'acqua di un cilindro graduato per misurarne il volume. Il livello dell'acqua si alza da 86 a 131 ml. Successivamente si toglie dal cilindro graduato e si immerge in un liquido oleoso, di cui non è nota la densità. E sorreggendolo con un dinamometro si misura un peso effettivo di 92 grammi peso. Qual è la densità del liquido oleoso? Questo è il sasso immerso prima nell'acqua. Il livello sale da 86 a 131 ml, quindi sale di 45 ml, questo è il volume del sasso. Poi si immerge il sasso dentro l'olio e lo si tiene con il dinamometro che segna 92 grammi peso. Naturalmente il sasso affonderebbe nell'olio perché la sua densità, 2,80 grammi al centimetro cubo, è sicuramente maggiore della densità dell'olio, che di solito è minore di quella dell'acqua, che è 1 grammo al centimetro cubo. L'incognita è proprio la densità dell'olio che si trova nella formula di Archimede. Infatti, la formula di Archimede è la densità del liquido spostato, quindi la densità dell'olio per G per il volume di liquido spostato, che in questo caso è il volume del sasso perché il sasso è immerso completamente. Con la formula inversa troviamo la densità del liquido dividendo la forza di Archimede per G e il volume del sasso. Il volume del sasso lo conosciamo, l'abbiamo misurato prima, 45 ml. La forza d'Archimede sarà 34 grammi peso. Adesso vediamo come si calcola. Sappiamo che la forza d'Archimede è responsabile della riduzione del peso tra quando l'oggetto è fuori, il sasso è fuori del liquido, mg, e quando invece l'oggetto viene immerso nell'olio, e lo chiamiamo forza peso effettivo. Il peso effettivo lo conosciamo, è 92 grammi peso. La forza peso invece del sasso fuori dell'olio la calcoliamo con la solita formula mg, però ci serve la massa del sasso. Noi del sasso conosciamo densità e volume, la densità 2,80 grammi al centimetro cubo, il volume 45 ml misurato prima, centimetri cubi, millilitri si semplificano perché sono la stessa cosa. Infatti il centimetro cubo è la millesima parte del decimetro cubo e il millilitro è la millesima parte del litro. Decimetro cubo e litro sono la stessa cosa. Facendo questo calcolo, 2,80 per 45 viene 126 grammi per G. Ora potrei tranquillamente moltiplicare per 9,8 metri al secondo quadrato e troverei il risultato in millinewton. Ma stavolta preferisco lasciare G implicito e moltiplicare per G vuol dire passare dai grammi ai grammi peso. Ricordiamo che i grammi sono una unità di misura di massa, i grammi peso una unità di misura di forza. Un grammo peso sono 9,8 grammi da un punto di vista numerico però. In altre parole, anziché calcolare le forze in newton, preferisco per una volta lavorare con i grammi, cioè con le masse, e trasformare i grammi in grammi peso. Dunque, il peso del sasso fuori dell'olio è 126 grammi peso, meno il peso effettivo in olio, la riduzione del peso è di 34 grammi peso, quindi la forza d'Archimede è proprio questi 34 grammi peso che rappresentano la riduzione del peso quando il sasso viene immerso in olio. Questa forza d'Archimede la vado a sostituire qui, e ricordando che grammi peso vuol dire prendere i grammi e moltiplicarli per G, l'accelerazione di gravità, allora scrivo 34 grammi peso come 34 grammi per G, G si semplifica con l'accelerazione di gravità al denominatore e quindi viene il risultato 34 diviso 45 grammi al millilitro, 0,76. In effetti è un valore ragionevole per un olio che ha una densità minore di quella dell'acqua. In questo svolgimento, se l'utilizzo dei grammi peso può confondere le idee, non è necessario utilizzarli per forza, basta moltiplicare per 9,8 metri al secondo quadrato e si hanno tutti i risultati in millinewton o in newton. In questo caso millinewton, perché grammi per metro al secondo quadrato è millinewton. Anche questi numeri in grammi peso vanno moltiplicati per 9,8 e diventano millinewton. Dopodiché si procede nello stesso modo, anziché ragionare con i grammi e i grammi peso, si ragiona con i millinewton, ma il procedimento è identico.